Guardate questi filmati, cari telespettatori, e non sorridete. Raffaele Periglio, il nostro tecnico e principale collaboratore di questa trasmissione, vi sta mettendo in onda adesso tre oggetti spaziali. Sono filmati, sono foto di tre oggetti che, come dire, ruotano nello spazio. Questi tre oggetti portano dei nomi potremmo dire in cifra di tutta segretezza. E questi tre oggetti sono stati fotografati, filmati, se volete, dai Top Gun americani. I Top Gun, che sono dei caccia velocissimi, che hanno una velocità superiore al suono e quindi praticamente non sono intercettabili. Ebbene, questi Top Gun hanno filmato i tre oggetti spaziali, li hanno inseguiti e hanno lanciato una specie di grido d'allarme alle loro basi. Hanno detto: questi tre oggetti che vedete non sono di questa terra. Ecco, noi non riusciamo a raggiungerli, e hanno aggiunto, e sono manovre spericolate che un uomo non riuscirebbe a sopportare. Quindi c'è stata da parte americana la conferma che il nostro spazio può essere popolato da oggetti, come dire, estranei. E questa certificazione è stata data niente di meno che dal comando della Marina americana. Adesso, dopo questa certificazione, si è aperto il dibattito sugli alieni e si è passato dagli UFO all'UAP, cioè la sigla di anni fa era una sigla di ufologia, tutti parlavamo dell'UFO. Adesso si parla proprio di UAP, altra sigla che vuole dire proprio oggetto misterioso di non identificato. Si è aperto quindi uno squarcio veramente impressionante su quello che è il nostro universo. E nella campagna elettorale americana questo argomento, come dire, sta prendendo lentamente e gradatamente piede, perché Trump ha nominato di recente i Rangers dello spazio, che sono il sesto corpo militare degli Stati Uniti, Ranger spaziali che dovevano servire per, come dire, intercettare e studiare le mosse dei satelliti e delle sonde cinesi o russe, ma che oggi invece servono per identificare anche quello che continuiamo a chiamare UFO. E il vicepresidente Biden, che concorre, che ha sfidato Trump per le elezioni, ha detto che se lui sarà eletto,
Ecco, metterà a disposizione del pubblico quelli che sono i segreti che vengono custoditi gelosamente al Pentagono in mezzo a quelli che sono gli oggetti extraterrestri.